Grazie, grazie. Grazie, grazie. Bravi tutti, bravi, bravi, grazie. Bravo, Bollani. Grazie. A lei la circolare sulle note rosa non è arrivata? No, circolare sulle note rosa. No, quale circolare? La circolare sulla presenza femminile nella musica. Lei proprio non o la c'è una circolare Rai, non l'ha proprio la proprio ignorata lei Bollani, eh? Non è arrivata. Sceglie pianisti, se volemo bene, volemo stare bene tutti i maschi, eh? È un'ora di programma, Bollani è l'unica altra donna che ho visto entrare prima di me, sono io. Bollani, sì, ma sarà un caso, è un caso questa... senta Bollani, il nome Clara, per dirne una, proprio, il nome Clara, non le dice niente? Clara in musica? Clara. Clara era una biondina sulla sedia a rotelle, l'amica di Heidi. Clara, Heidi, quella lì. Heidi, questa. Ti sorridono i monti. Heidi, Heidi, le caprette ti fanno ciao. Heidi, picchia, qui c'è un mondo fantastico. Heidi, Heidi, piccola come te. No, non lei. No, io dico una Clara in musica, Clara nella musica, una Clara importante nella musica. Clara, non so, c'è una cazzo, Clara. Svegliati, è primavera. Clara, quella è Sara, non è Clara. Allora, com'è Clara? Clara, non c'è. È andata via, Clara. Ha detto Clara. Laura non c'è, evidentemente si sbaglia, Bollani. Non faccia il furbo. No. Parlo di una delle più grandi concertiste della storia, sto parlando di Clara Wieck. Ah, ecco. No, chi è? Chi è? Sa tutto, non sa chi è Clara Wieck. Clara Wieck, coniugata Schumann, moglie di Robert Schumann. Se mi portate il leggio, per favore, grazie, io glielo racconto. Clara grazie Wieck mille, Schumann. Molto gentile. Adesso, Clara Wieck Schumann sarebbe. Questa mi trovo, questa è la pagina numero... Pagina numero 2? Questa pagina numero 2? No, parta dalla 1, perché questo è un programma divulgativo. Se facciamo 2, 1, 3, poi la gente non capisce. No, parto alla pagina 2. Io glielo racconto. Lei mi faccia, non disturbi, sì. Mi faccia il sottofondo musicale. Metta da parte il suo ego, sì. Però e faccia un sottofondo musicale. Bravo, bravo. Schumann. Clara Wieck nasce il 13 settembre 1819 a Lipsia. Lipsia è una bellissima città. Io ho suonato con la Gewandhaus a Lipsia varie volte. E la sera poi si va tutti a mangiare la famosa allodola di Lipsia, che anche se non sembra è un dolce molto buono. Bollani, che fanno solamente pazienza, a me di quello che ha mangiato a Lipsia sinceramente me ne può fregare di me. No, ma è perché c'è un tono anche divulgativo nel programma. Non mi interessa. Se c'è da faccia il sottofondo. Vabbè. Per favore, riprende il sottofondo. Dunque, Clara Wieck nasce a Lipsia, figlia di Friedrich Wieck, appassionato di musica, il quale concretizzò questa sua passione fondando una fabbrica di pianoforti. Una fabbrica? Lei c'è mai stata in una fabbrica di pianoforti? No. Non è mai stata? È molto interessante, no. Si imparano un sacco di cose, c'è una vicino a Pordenone, insospettabile. Lei prende l'altezza di Conegliano, la A28. Bollani, mi sembra un numero verde, dico una cosa, mi dà l'informazione. Non mi interessa. Torniamo per favore alla storia che è una storia importante. Dicevo, Friedrich Wieck fonda una fabbrica di pianoforti e inizia la figlia Clara lo studio dello strumento. Clara cresce e diventa una concertista di fama, ma tra tutti gli uomini che incontra nei suoi concerti, di chi si va a innamorare? E qua mi fa una musica di suspense, tipo Hitchcock. Una musica di suspense. Di chi si va a innamorare? No, questa non è quella di prima. No, è un'ottava di sotto. Mi fa una musica... Non è che se la bassa è più di suspense, proprio cambi musica. Di chi si va a innamorare? Di Hans, nobile proprietario terriero nonché imprenditore siderurgico con rendite annuali ragguardevoli? Di Kurt, il personal trainer? Un po' fesso e salucchione, certo, ma almeno buono come Urbane? No. Di Johannes, esponente dell'alta borghesia, sì, forse un po' burino, ma proprietario di una celebre catena di supermercati? No, scusi, un supermercato nell'Ottocento? Sì. Li aveva inventati nel 1811 il famoso commerciante tedesco Günther Market. Sì, sì. Comunque. Ho capito. Sì, sì.
Clara perde la testa. Per chi perde la testa? Per l'allievo strano di suo padre. Immagino che parli di Robert, finalmente. Esatto. Oh, Robert Schumann aveva tutte le carte in regola perché Clara si innamorasse perdutamente di lui. Uno, era strano forte. Due, era bruttarello, un po' bolso. Tre, era bisognoso dell'aiuto della Croce Rossina. Insomma, l'uomo ideale per la donna forte e indipendente che vuole eliminarsi dalla piazza. Sì, però non perché facciamo così, questi discorsi. Noi donne siamo così. Non facciamo così questi discorsi, anche a quest'ora. Schumann suonava benissimo, trattiamolo bene. Sì, suonava benissimo, però diciamo che più che suonare era suonato, perché Schumann... pensava di essere controllato. Robert, sì, pensava di essere controllato, che ci fossero le telecamere anche dentro i crauti. Nella notte si svegliava. Clara, svegliati! È primavera, no, questo, vede che no, c'era. No, non c'entra, c'è. No. Clara, sento le voci. Clara, vedo i pianisti morti. Ora però stiamo esagerando. È vero! Ma come vedo i pianisti morti? Clara, diceva spesso a Clara, a volte ho paura di essere nello Schumann Show. No. Questa è... Questo è lo stesso del Market. Lo stesso che ha scritto Gunther Market, sì, l'ha scritto sì, lo Schumann Show. Comunque, torniamo. Immagini che vita che ha fatto Clara. Perché mentre lui si faceva le sue paranoie, indovini un po' dopo il matrimonio che cosa successe? Mi fa una musica del terrore, tipo film muto, quando poi c'è terrore e raccapriccio? Terrore e raccapriccio. No, questa è... No, ha detto film muto. No. Film muto del terrore. Clara mise al mondo 8 figli. Eva. 8 figli. Ah, scusi, dovevo continuare il terrore. Immagini che vita per quella povera donna. Mamma, mi accompagna e danza. Mamma, Hansel mi tira i capelli. Mamma, Gretel mi ha detto ciccione. Mamma, pappa, mamma, anche. Sì, senta, però i figli sono una gioia, non un peso. Non facciamo queste cose su Rai 3. Bollani, 8 figli? Prima dei pannolini usa e getta? Comunque, tornando a Clara, era lei che doveva portare a casa la pagnotta, perché il marito, e questo è vero, costruì una macchina per rinforzare le dita e ne perse una per sempre, capito? E mo come li fai i concerti col dito distrutto? Cioè, sempre le donne, questo a dimostrazione. Questo è vero, in effetti. Che sono sempre le donne che... Sì, però, Robert Schumann, nel nostro programma tentiamo anche di dire cose interessanti. Robert Schumann è un grande dei compositori romantici, è un genio della musica, quindi non trattiamolo così. Donna, che noioso, però parla come un sussidiario, mi dica pure i confini di Schumann, mi dicano i fiumi navigabili di Schumann, non lo so, ho capito, sarà stato bravo, però basta, cioè anche sfruttare le donne, questo, insomma, sta parola donna, mi dispiace, poi tutti bravi pianisti, bravi. Stasera le abbiamo fatto ascoltare un po' di pianisti, ci sarà qualcuno che le è piaciuto, no? Io, sì, bravi sono bravi, perché non è che... Bravi. Vabbè, grasso che cola, se ne salvo uno, dai. Non è che la si devo sentire obbligata, ma se vuoi sì, scegliere dai, uno. Ne salvo uno. Dai, uno sì. Uno sì. Uno... Dai, l'ha capito chi parla. Uno pianista con un certo charme, elegante, talentuoso, simpatico, che sa cantare molto bene. Sto parlando di Teutronico. Antonello Salis, Lorenzo Engeller, Francesco Grillo, Dado Moroni, al contrabbasso Gabriele Evangelista, alla batteria Stefano Tamborrino, sostiene Bonani, torna domenica prossima alle 11 su Rai 3. Ci vediamo domenica!